nel mirino della settimana. Andiamo a scoprire che cosa ha portato oggi Enrico J. Eccolo qui, Ferragamo. Naturalmente parliamo di una casa di moda che è stata fondata proprio da Salvatore Ferragamo, la conosciamo tutti. Un titolo peraltro che viene richiesto spesso anche qui in diretta sulle fonti TV. Perché oggi questo titolo, Enrico? Beh, Ferragamo, a parte il motivo solito di analisi tecnica, sono titoli questi del lusso che paradossalmente in periodi di difficoltà svettano, si vanno a decorrelare dall'indice e quindi possono performare meglio. È un titolo chiaramente mondiale, nel senso che non opera esclusivamente sul mercato italiano, e quindi si va Certo. anche un po' a diversificare l'area geografica. Il core business è chiaro, il marchio è estremamente conosciuto, quindi è un titolo ovviamente patrimonializzato con un buon cash flow, solitamente rilascia dati positivi e quindi è un titolo che sicuramente in un momento in cui dovesse andare a ritracciare, e adesso lo vedremo, potrebbe offrire dei livelli di ingresso estremamente interessanti. Esatto, beh, la moda italiana nel mondo, insomma, è un'eccellenza tutta di casa nostra, quindi assolutamente sì. Intanto abbiamo visto anche qualche immagine, non solo grafici, ma anche passerelle di moda, visto che abbiamo parlato di questo, grazie alla mia regia. Allora, e adesso però concentriamoci sul grafico. Ne hai portati due daily, quindi ci concentriamo su grafici giornalieri, partiamo dal primo e così vediamo anche la differenza tra i due, cosa hai messo in evidenza? Sì, ho messo in evidenza come se potessimo partire dall'altro, chiedo scusa Certo, alla regia, se lo non è un facciamo vedere problema. subito. No, no, assolutamente no. Grazie infinite. Eccolo qui. Sì, hai ragione, è stato un mio errore. Questo è il grafico 1, eccolo. Nessun problema, ci mancherebbe, Emanuela. Allora, vediamo come il trend rialzista dalla parte sinistra del grafico, quindi fine del 2020, sia ancora intatto. Arrivati a inizio anno, come sostanzialmente il mercato, Ferragamo ha avuto un periodo di storno e ho evidenziato nel rettangolo grigio un'area di congestione che era stata rotta al ribasso. Poi è partito un movimento rialzista che ha portato di nuovo Ferragamo alla soglia dei 20 euro, che a quel punto diventa resistenza, e per cui potremmo avere, come analisi tecnica ci insegna, un movimento che va a replicare all'incirca la prima discesa. Questo movimento porterebbe il prezzo di Ferragamo in area 16, 16,20, 16,30, quindi su un livello che vedrebbe il prezzo aver stornato in maniera importante, e su un livello soprattutto che, come vediamo dalla base del rettangolo, dove poi ho messo coincidente la trend line statica, cioè orizzontale, è un livello supportivo, perché a sinistra vediamo come quel prezzo fosse stato già toccato e validato come supporto a maggio, a luglio e a settembre dello scorso anno. Quindi diciamo che area 16 è un livello che il mercato ha sempre nell'ultimo periodo riconosciuto ottimale per comprare Ferragamo. I supporti non è che funzionano per magia, semplicemente sono dei livelli nei quali le maniforti tendenzialmente reputano, in base al dividendo, al piano industriale, al bilancio e così via, utile comprare quel titolo. E quindi abbiamo visto come a 16 euro circa il titolo da quasi un anno viene comperato. Per cui, se dovessimo tornarci, ed è un titolo volatile, quindi potrebbe benissimo accadere, in area 16,20, secondo me Ferragamo sarebbe molto molto interessante da mettere in portafoglio. E poi nel grafico successivo ho analizzato, utilizzando la griglia di Fibonacci, Arriva per vedere subito come, Enrico, il sì, non grafico. c'è Oggi i problema, grafici fanno i capricci, ma non c'è noi problema, vinciamo. Eccolo qua. ma noi diciamo sempre, Emanuele. Esatto, eccolo qua. Ecco, nel grafico successivo ho inserito la griglia di Fibonacci dai minimi di periodo, e quindi mi riferisco alla parte sinistra del grafico, fino al periodo dell'estensione massima del 2022, e un ritraccio che già è partito. Se dovesse arrivare in area 16,20, come abbiamo detto, vediamo che semplicemente coinciderebbe con il 50% del movimento, ossia dal minimo assoluto fino al massimo assoluto.
il ritraccio sarebbe uguale alla metà del percorso. E quindi vediamo come nella griglia di Fibonacci, quel livello coincida sempre con il supporto evidenziato nel grafico prima. Si sottolinea che lo 0,50 viene dalle piattaforme inserito, nella griglia di Fibonacci, ma non è un livello di Fibonacci, semplicemente, è stato ritenuto utile inserirlo perché è comunque la metà del percorso e in questo caso coincidente con il livello che abbiamo evidenziato prima. Per cui in watchlist va adesso Ferragamo, in area 16,20 per l'acquisto. Bene, è un altro titolo che abbiamo messo appunto nel mirino e in watchlist, come dice Enrico J, naturalmente per tutti gli approfondimenti del caso, rimane a disposizione.